Ciao amici, oggi mi trovo in provincia di Varese. Parlo a bassa voce perché qui ci abitano. Sono nel pieno di un centro abitato, un paesino in provincia di Varese, e sono venuta a visitare questa villa antica appartenuta a una donna che ha vissuto più di 100 anni, quindi una centenaria. Adesso entriamo dentro e andiamo a vedere cosa troviamo dentro questa villa. Andiamo un po' a vedere. Allora, la signora centenaria, eccoci qua. Qui abbiamo subito delle scale che portano al piano di sopra. Qui c'è un portaombrelli anni 50 con ombrello anni 50. Qua c'è un montone, un giaccone antico da uomo, una scopa, un po' di monnezza. Guardate qui l'interruttore anni 10, guarda che antichità, ragazzi, avete visto? E vedo avanti. Allora andiamo qui. Mi ha pizzicato una zanzara sulla coscia. È pieno di zanzare, ragazzi, pieno, pienissimo. Allora, qui la signora, vedi, stendeva i panni. Il balcone, guardate che balconato. Quella è la dependenza, chissà cos'è. Qui la signora stendeva i panni. Poi andiamo al piano di sopra. Guarda cosa c'è. Cesso, il cesso, ragazzi. Venecondi e nettezza presiedono a questo luogo. Il contegno dei frequentatori ne misura e ne prova l'educazione. Mamma mia, vedi il portarotoli, lì ci metteva tutti i cosi, i saponi, e guarda il cesso col coperchio nero. Che antichità, ragazzi, c'è pure un ragno morto. Che antichità. Mamma mia, oh, l'interruttore anni 10, anni 10, pieno di ragnatele. Mamma mia, ragazzi, avete visto il cesso? Cioè, avevo il cesso qui sulle scale. Questo ogni volta che devo andare al cesso, BF, vedi? La signora si chiamava BF. Questo ogni volta che devo andare al cesso dovevo scendere le scale. Ma vediamo un po'. Ma qua non c'è niente, ragazzi. No. Qua c'è solo il cesso. Qui sopra dove si va? Questo è il sottotetto. Sottotetto, ma se scale? No, non c'è buono. Non sono. Sono mezze rotte. Ma... sono mezze rotte, vedete. E no, non c'è niente, perché. E quindi qua non c'era proprio niente. Ma le vetrate lì, quelle vetrate belle, dove stanno? Ma qua c'è una campana qua fuori. Ma era una scuola questa? Ma è la villa della centenaria o abbiamo sbagliato villa? Non sappiamo. Ci sembra questa, ma secondo me non è questa. Qui cosa c'è scritto? Vediamo. Ah, qui ci sono le stanze. Qui ci sono le stanze, ma secondo me anche fuori c'erano le stanze, sotto. Qui ci sono scritti i cognomi. Qua c'era la camera da letto. Andiamo a vedere. Che antichità, ragazzi. Se può entrare. Mamma mia, che antichità. No, è questa la casa. Vedi? Qui c'era la camera da letto, vedete? Il divano. Qua c'era il divano. Vedi un quadro lì? Un lampadario anni 50, una sedia dove si sedeva la signora, un tiragraffi per il gatto, una sediolina per un bambino. Qua c'è le spugne, i detersivi, Swiffer, vedi il mocio, le spazzole, vedete, detersivo, pavimenti, hall. Che antichità! Guardate qui la sedia dove si sedeva la centenaria. E quanti ombrelli, ragazzi, ombrelli anni 30,
Il contatore, qua c'è il contatore vecchio anni 50 e quello anni 2000. Chissà la signora. Chi è? Chi è? Chissà la signora fino a quanto ha campato. Guardate la cucina, ragazzi. Questa è la cucina. Guarda, la cucina, che antichità. Mamma mia. Hai visto? Qui c'è una radio Philips anni 80, ragazzi, questa è antichissima. Qua ci sono dei fiori finti, dei quadretti. Guardate le penne, vedi il portapenne? Guardate qui. E sto calendario a quanto risale? Agosto 2019. E agosto 2019, quindi non è tanto che è abbandonata. Non è tanto. Agosto 2019, qui ci metteva i fiammiferi, vedi, questo è un lavello, vediamo cosa c'è dentro, ma qui ci sono ancora delle cose, vedi, ci sono ancora delle apribottiglie, vedete della roba qui, vedi, c'è l'imbuto qua dentro, vedi, vedi, ancora della monnezza, ragazzi. Questo è il lavello, vedi? Questo è il lavello, lì ci metteva i piatti e questa era una mensola. Vedi? Il tagliere. Quindi le sedie sono anni 50 proprio, e pure il lampadario, proprio anni 50 totale. Guardate qui, portapane. Qui dentro, guarda la maniglia della porta, che antichità, ragazzi. Mamma mia. La camera da letto. La camera da letto. Guardate qui, guardate. Allora, ho fatto vedere la maniglia della porta, che questi anni 1920. Guardate qui, ci sono una credenza con delle tazzine, con dei bicchieri, una brocca qua sopra, una moka. Vedi? Poi c'è un lupo, o un husky, questo mi pare più un husky che un lupo. Guardate questo mobile com'è bello, ragazzi. Guardate tutto con le decorazioni, guardate che bel mobile, guardate. Con le decorazioni, molto bello. Qui c'è altra roba. Qua c'è un po' di tutto. Il letto, il lampadario è anni 50. L'attaccapanni anni 60, Prealpina, un giornale, 2012. uccidono il cane e svaligiano la villa, 2012. Qui c'è il balcone, vedi la signora, credo che avesse un cane, oltre che un gatto, vedete? Cos'è questo? Non è un guinzaglio, un guinzaglio, è un guinzaglio di un cagnolino piccolo. Poi sì, la signora si mangiava la pasticca del Re Sole. Qui c'è una lampadina a forma di palla. Qua c'è un crocifisso. Che strano sto crocifisso. Che crocifisso è? È rosso Gesù, eh? E Gesù è rosso. Gesù, Gesù! Guarda qui, guarda. Sacra Credenza è bellissima. Ah, il quadro della Madonna! Non è la Madonna quella. E chi è? Insomma, la ragazza che sta vicino a un'anziana. Ah, sì, è vero, non vedevo la vecchia che era di profilo. Vedi il coso per spolverare, vedi il piumino per spolverare. Questo doveva essere un camino prima, poi l'hanno chiuso. Questa, vediamo un po'. Allora, adesso io poi accendo anche gli strumenti. La signora era un amante degli animali, cominciamo da dire questo. Gli piacevano i cani, vedi? Cioè, qui ci sono pure delle bottiglie di profumo, vedi? Qui ci sono delle lampade antichissime. Qua non so com'è che si trovano queste pentole qua sopra. Sta roba qua sopra. Qui dietro cosa c'è? Una valigia! Guarda che valigia! Di Vimini! Una valigia di Vimini! Mamma mia, che antichità, ragazzi! La tenda! Le nonne usavano a mettere sempre le tende. La tenda di Nonna Pica.
Qua dentro hanno già ravanato abbastanza, Sì. si sono fottuti tutto l'oro, l'argento, i soldi, tutto ciò che era prezioso. Vediamo qua dentro cosa c'è. Si sono fottuti pure le giacche, perché qua ci sono dei cellophane, vedi, e non ci sono i vestiti. Quindi si sono fottuti pure i vestiti, si sono fottuti. Mamma mia, le grucce. Vedete che armadio? Questi anni 20, sto armadio, Ah, ragazzi. sì. Questo è il portagiacche, ce l'aveva pure mia nonna. Le sedie di impagliate di Vimini, vedi, di Vimini. Qua ci sono, illumina un po', delle posate, della roba qua dentro, non si sa che roba è. Insomma, un po' di monnezza. Questo che è un comò, non so che cos'è. Vediamo cosa c'è dentro, niente. Hanno già ravanato. Ah, qui c'è un materasso. Madonna. Vedi? Una sedia anni 50. Un termosifone portatile ce l'ho anch'io. Questo è anni 2000. Ma queste lampade sono antichissime. Queste sono anni 40. Anni 40, 50. Il materasso. Oh, il materasso ancora con i cellophane. No, ragazzi. Materazzi ancora con i cellophane. La vecchia dormiva sul cellophane. Non fa caldo dormire sul cellophane. Vedi, lì c'è, guardate lì, c'è una cosa molto importante. Il vaso da notte. Il vaso da notte, e poi c'è una bilancia pesa persone anni 70. E che antichità, ragazzi! Che antichità! Dopo facciamo le foto, vediamoci prima tutto il piano. Allora, vediamo un po' di qua, perché qui, Di qua dentro che c'è? qua dietro cosa c'è? Non c'è niente. Ah, qua dentro. Era un, no, ci sono. Ah, c'è una bicicletta. La bicicletta di un bambino, guarda. La bicicletta di un bambino di 3-4 anni. Il nipote di nonna Pica. Ehi, il nipote di nonna Pica. Mamma mia, le tende con le margherite, vedete qua, qui c'è l'Autan, vedi, Autan Family, è off scudo, vediamo quando è scaduto st'Autan, scadenza aprile 2012, oh. Aprile 2012, invece off quando è scaduto, 17 luglio 2003, madonna, questo off è vecchissimo. 2003, c'ha più di 20 anni, oh. Madonna, ragazzi. Andiamo a vedere qua fuori se c'è un'altra entrata. Un'altra stanza. Qua c'è un'altra stanza, ragazzi. Vediamo un po'. Che antichità, ragazzi, che antichità. Mamma mia, che vedo qui. E questa qui è l'antichità pura. Questo frigorifero Ignis. Ma vedete quanto è antico questo frigorifero? Questo è stato uno dei primi frigoriferi che hanno fatto. Ignis, guarda quanto è antico. Mamma mia. Una credenza. Guarda che bella questa credenza. Questa è anni 30. Poi ci sono due poltrone. Io secondo me si faceva il pipì la notte addosso, perciò se ne c'era Ah, si faceva la pipì addosso, vabbè. Perciò aveva il cellophane. Allora, qui c'erano, vabbè, c'aveva più di 100 credo. anni. Qui ci sono due poltrone tutte smerdate, anni 30. Qua c'è la famosa Singer, la macchina da cucire. Guardate qui quanto è bella sta macchina da cucire. È anche tenuta bene, oh. E anche qua c'è un portafiori con dei fiori finti. Vedi? King Charles, Smoking Mixture. Vedi ancora il filo per cucire. Guarda, la macchina a manovella della Singer, è bellissima, queste sono macchine antiche. Una sediolina per il bambino, guarda, sediolina. Poi c'è il lampadario giallo anni 50, perché tutte le cose colorate andavano di moda negli anni 50. Qua dentro cosa c'è? Madonna, è tutto pieno di polvere. Hanno ravanato, no? Si sono fottuti tutto. Si sono fottuti tutto. Mamma mia, ragazzi, questa è una villa molto, diciamo, famosa negli urbex. Sì. Eccole le scarpe della centenaria.
Ecco i sandali, guardate, guardate le scarpe. Qui c'è un altro lampadario anni 50. Ecco, qui c'è una poltrona tutta smontata, un materasso. Vedi? Hanno smontato la poltrona per vedere se c'erano i soldi dentro la poltrona. E qui c'è un mobiletto tipo un comò. E qui c'è una lunchbox, ragazzi. Una lunchbox. Questa è anni 70. Guardate com'è antica sta lunchbox. Per chi non lo sapesse, la lunchbox è il cestino della merenda che si portavano i bambini a scuola. Adesso se la portano anche gli adulti, si chiama la schiscetta a Milano. La schiscetta, mi porto la schiscetta, né? E invece in inglese si chiama lunchbox, che sarebbe un cestino da merenda. Lunch, pranzo. Allora, qui invece c'è un armadio con un portacravatte, vedete, un portacravatte anni 30. Mamma mia, gli scheletri nell'armadio, c'è un asciugamano, Ma che c'è pure un animale scheletro? morto, ma con lo scheletro c'è. Vedete qua, hanno smontato tutto. Io volevo vedere quelle vetrate belle, dove stanno? La veranda, la veranda, dov'è la veranda? Dov'è la veranda? Dov'è la veranda? Vedete qui che balconata che aveva la signora, oh. Che balconata, ragazzi. E la veranda sta più da quella parte. Non so dov'è la veranda. Boh. C'è uno che taglia l'erba qui. C'è Questa uno è l'altra, che la parte di dietro. taglia. Non lo so, forse questa è la parte di dietro, vedete? Vedete tutti gli alberi. Boh. Noi siamo già di là. Eh sì. Ma Ragazzi, io adesso. Sì, vedete qua ci sono delle decorazioni fuori, vedete? Vedete che belle decorazioni, guardate, guardate. È bellissimo. Adesso io approfitto per fare qualche foto perché ci sono tante cose belle da fotografare, tanti bei ricordi. E poi riprendo il video, a tra poco. Eccoci qui, amici. Allora, siamo qua in una camera da letto, vedete, c'è la cerata da sopra di plastica perché la signora si faceva addosso. Vedete, acceso gli strumenti, però fino adesso non rilevo alcuna presenza. Andiamo a vedere anche dentro quest'altra stanza. C'è qualcuno qui? Questa è la camera da letto con letto matrimoniale che vi ho fatto vedere prima. Avete visto? Non vi ho fatto vedere forse il lampadario. Guarda qui che antichità! Guarda che lampadario antico! E non ci avevo fatto caso al lampadario perché me lo sono fermato a farvi vedere i lumi. Vedi, qua c'è la specchiera e lì c'è dove la vecchia si spogliava la sera, faceva lo striptease. Allora, non c'è nessuno qua. Vedi, questo è l'armadio. Gli strumenti purtroppo non rilevano nessuna presenza. Guardate che lampadario antico, ragazzi. Mamma mia, che antichità. Allora, qui vi ho fatto vedere. Adesso ci rimane da vedere da sta parte il cesso. Il cesso. Allora, apriamo qui. Allora, questa era la cucina che vi ho fatto vedere prima, vedi, quel lampadario anni 50, i fiori finti, la radio anni 80, la sedia dove si sedeva la signora, il telegraffi del gatto. Mancava qualcosa, il cesso. Allora, vedi la pera anni 30, vedi il cesso, una piccola vaschetta da bagno. Qua c'è un cesso col coperchio azzurro, vedi il coso antico, coperchio celeste, vedi una bacinella, qui la tazza dove metteva la dentiera, vedi? E il lavandino è anni 50, vedi? Anche i rubinetti anni 50. E lì, scusate ragazzi, lì c'è un bidet portatile, un bidet piccolino portatile. E qui c'è un boiler, il boiler non è tanto vecchio, eh? Abbastanza nuovo. Io direi che il boiler gliel'hanno messo negli ultimi anni prima del decesso. Questi anni 2000 sto boiler. Invece tutte le altre cose sono anni 50. C'è anche la carta igienica anni 2000. La catenella del cesso è anni 50. Vedi, pure questo è anni 50. La porta è anni 50. E tutto anni 50. Allora andiamo qua di fuori. Lampadario anni 50, questo è il ripostiglio, l'abbiamo visto, le sedie della signora l'abbiamo viste,
Ecco qua, andiamo di fuori, vediamo un po'. La porta, ragazzi, dov'è la? Questa di fuori? Eh sì, vedete, vedete che antichità. Poi qui c'è i cognomi, però non li posso far vedere. Ecco, vedete. Parliamo piano, perché sennò qua c'è gente. Allora, qui siamo saliti noi. E qui c'è... Qui c'è un'altra... Qui c'è un'altra ala, ragazzi. Qui c'è un'altra ala. Vedete? Allora, qui c'è una stanza. Una stanza completamente vuota. Ci sono solo due sedie. Anni 50. E questo chissà, doveva essere un ex camino. Qui manca pure il lampadario, vedi? Le porte antiche. Guardate, le finestre. Qui penso che hanno dato una pitturata, come se volessero ristrutturarla. Guardate qui sta plafoniera com'è antica, anni 50 anche questa. Qui c'è un materasso arrotolato, poi qui c'è una porta, che bello, quanto mi piace questo. Questo gira, vedi, però non funziona più, è scassato, guarda. 1910, i vetri smerigliati, vedete che belli. Qui c'è un cessetto, mamma che puzza dentro sto cesso. Qualcuno ha cagato, qualcuno ha cagato, pure da poco tempo. Mamma mia, ragazzi, che puzza, ci hanno cagato dentro al cesso, raga, ci hanno cagato. Mamma mia, mi è entrato nel naso. E qua c'è un lavello, vedi, lavello della cucina. C'è qualcuno? Ah, scusa. Ma sei un urbex? Ah, ok. Sono altri due ragazzi. Ma per vedere la vetrata, dove si va? Allora, ragazzi, ci sono dei colleghi che stanno esplorando anche loro. Adesso andiamo a vedere prima questa stanza qui. Vedete, mamma mia, che puzza di vecchio. Guardate qui, c'è un letto. Vedete che letto? Guardate. Di legno, questo è dell'Ottocento, sto letto. Pure i comodini, guardate, comodini antichi. Questo che cos'è? Una tuta da lavoro. Questa è una tuta da lavoro, vedi? Poi ci sono delle coperte. Comodino, una sedia anni 30. 40, un quadro antico, un mobiletto a esagono, una sedia da bambino, delle cose che non so, che sono dei rami, non lo so. Poi andiamo a vedere qui un attimo, qui c'è l'armadio, un armadio anni 50 direi. Poi da quella parte c'è anche, c'è molto di interessante da vedere. Comunque andiamo al piano di sotto, va. Di qua abbiamo visto, il cesso è meglio non entrare. Allora, questa stanza qui vuota l'abbiamo già vista. Scendiamo giù, andiamoci a vedere il piano di sotto. Sì, da fuori dobbiamo scendere giù. Sì. Lo sapevo che andavano di qua. Allora, questo è il soppalco che non ci conviene. Allora, scendiamo giù. Allora, ragazzi, siamo qui al piano di sotto. Cominciamo a vederci prima questa parte qui, aia. Allora, guardate qui, qui c'è la vera antichità. Guardate questo lampadario com'è antico. Avete visto? Mamma mia, che antichità. Guardate, qui hanno ravanato.
Mamma mia, ragazzi, qui ci sono delle foto di famiglia. Vedete, delle foto di famiglia, però non si potrebbe per privacy. Qua c'è la borsetta della signora, della centenaria. Qui ci sono anche dei profumi qua sopra, anni 50. Foto di famiglia e forse il testamento. Testamento, È una lettera. Una una lettera però per privacy. La lettera è datata lettera. 1954. 1954. Insomma, reperti archeologici. Poi c'è un giornale qui, la Gazzetta dello Sport, 15 luglio 1985. Vedi? Questa che cos'è? Questa è una scatolina antica. Una scatolina, qui c'aveva tutte le cose del cucito. Qui è un letto che hanno messo tutto sotto sopra. Guardate le scarpe bianche, ragazzi. Le scarpe bianche. Queste sono scarpe da uomo. E quelle sono da donna, vedi? E mamma mia, che antichità. Poi guarda qui, guarda il televisore. Grundig, anni 70. Sono vestito da monaca. Questo che è un vestito da monaca, anni 50. Le tende di nonna Pica. Poi qua ci sono tutti i vestiti della signora, non si capisce niente, però c'è talmente tanta roba, ragazzi, qua sopra, perché hanno ravanato per rubarsi, per fottersi l'oro, l'argento, tutto. Ecco, allora io adesso posso un attimo gli strumenti perché mi danno un po' fastidio, perché tanto qua entità non ce ne sono, vedete? Io ho gli strumenti in mano, però entità non ce ne sono. Poi guardate, ragazzi, cosa hanno fatto. Cosa hanno fatto? Hanno scassinato la cassaforte. Vedete, qui c'era la cassaforte. Questo ve l'ha fatto vedere anche il mio amico Teo, che è venuto a fare l'esplorazione qualche settimana fa, e ha potuto notare come è stata scassinata con la cassaforte. Vuol dire che la signora sicuramente aveva tante cose preziose. Sicuramente c'aveva il denaro, l'oro, chissà cosa aveva dentro la cassaforte, ragazzi. Mamma mia, nessun rispetto. Guarda, con questa cosa, vedi, hanno fatto questo stesso il contadino. Vedi, come si chiama quell'attrezzo che usano i contadini? La falce, come si chiama quest'attrezzo? Prima vedete, quest'attrezzo. Badile. Il badile, col badile hanno scassato la cassaforte, guardate. Non ho parole, ragazzi. Vedi? Qua che è il cappello, guarda che cappello! Mamma mia, ragazzi, vedete sto cappello com'è curioso! Mamma, guarda i cappelli che si metteva la signora! Oh. Guarda qui questo coso! I bigodini! Che antichità! Mamma mia! Che antichità! Mamma mia, ragazzi! Borsellino! Non c'è niente dentro, qua ci sono delle pezze! Tutta roba vecchia, le borse per terra, guardate qui cosa hanno combinato. Una scatola di biscotti antica, questa è una scatola antica. Qua pure c'è tutte le borse, e poi ci sono le cartoline, vedi? Però per privacy è meglio non farle vedere. E vediamo qua, questa è una fotografia della signora quando era giovane. 1954. Mamma mia, quante cartoline, quanti ricordi lasciati così, proprio lasciati proprio. Ma non c'avevano degli eredi queste persone. Guarda, signore, vabbè, non si può dire il nome per privacy. Guarda sta borsa, oh ragazzi, avete visto sta borsa? Questi anni 30. Anni 30, anche questa, tutti anni 30 le borsette come si usavano una volta. Mamma mia, con i santini dentro magari. Vediamo se ci sono i santini. I santini, ecco, vedi, lo sapevo. C'erano i santini. Questo chi è? Santa Margherita Maria alla preghiera. Mamma mia, ragazzi, che borse d'antiquariato, ragazzi.
Che antichità! Che antichità! E questa pure. Guardate, queste sono tutte borse antiche, d'antiquariato, ragazzi, anni 50. E mamma mia, mi piglio gli strumenti prima che li lascio qui, li dimentico. Poi guardate qui, qua ci sono delle fotografie dell'Ottocento, forse erano i genitori. E poi c'è un cappello qui, tutto smerdato, un cappello di lana. Mamma, quanta roba qua sopra. Io non riesco proprio. Guardate qui, guardate, hanno ravanato dappertutto. Vedi? Mamma mia, come puzza questa roba, sti indumenti. Come puzzano sti indumenti. Andiamo a vedere di qua. Qua c'è un'altra stanza. Allora, vediamo, mamma mia. Un'altra camera da letto. La parte più bella della casa è questa, eh. Che prima non ce ne stavamo accorgendo perché pensavamo che era solo un balcone, una balconata, invece no. Vedete, qui c'è un bambino che adesso è defunto, nato nel 1900, forse. Qui c'è un libro di preghiere o la Bibbia. Gesù, no, anzi, ricordo della prima comunione. 24 aprile 1941. Ah no, ricordo della prima comunione di. Ventisette aprile 1941. Allora il figlio si è fatto la comunione nel 41. Si è fatto la comunione nel 41. Poi qui c'è Padre Pio, guardate. Padre Pio si vede un po' sfocato perché c'è la luce. Vedi le foto di famiglia, ragazzi. Foto di famiglia. Qui c'è un sacco di oggetti di famiglia, le candeline, vedi, che mettevano sulla torta. Questa è gente del 700, ma questi sono morti, sono diventati cenere. Guardate qui, questa invece è una foto un po' più recente di famiglia, però questa non la posso far vedere perché per privacy, se qualcuno, qualche familiare magari vede qui dentro cosa c'è? Un rasoio. Un rasoio, che antichità, guarda che rasoio, non si apre manco più. Guardate qui, qua c'è un quadretto di una geisha, qui c'è una specchiera che hanno rotto il vetro e qua dentro hanno ravanato ovviamente. Guardate per terra cosa c'è, quanta schifezza, tutta la roba per terra. Qua c'è un'altra specchiera, poi c'è una radio anni 70 e un paio di ciabatte. Vedi le ciabatte, le scarpe della signora. E qui c'è un signore che suona la chitarra. E chi sarebbe questo? Non è che è un cantante famoso. Poi ricordo della prima comunione, 1943, un altro che si è fatto la comunione. Giuseppe. Il fratello dell'altro, uno se l'è fatto nel 1941 e l'altra se l'è fatto nel 1943, ragazzi. E beatissimo padre, umilmente prostrato ai Sono piedi di. chitarrista del complesso Ferrari. Chitarrista del complesso Ferrari. Mamma mia, saranno defunti Anni tutti. '50. Anni 50. Qua dentro cosa c'è? Ma comunque ragazzi, la coperta, vedete che coperta antica. Pio XII, dov'è il Papa? Ah sì, qua. Beatissimo padre, Pio XII. Quando è che il Pio XII ha fatto il Papa? Infatti il Papa durante la Anni guerra. 50, anni 40. Vedete qua i vestiti dei defunti? Guardate qui, guardate. Guardate le giacche dei defunti, i vestiti dei. Mamma mia! È inquietante st'armadio. Chi c'è? Vedete i pavimenti? Un'altra Singer. No, non è una Singer, è una Zenith. Guardate qui, un'altra macchina da cucire.
Vedete? Guardate i pavimenti come sono antichi, guardate qui, guardate i pavimenti, oh. Mamma mia. Il lampadario, hai visto il lampadario? Mamma mia, che antichità. Bellissimo. Mamma mia, guardate qua cosa hanno combinato, hanno buttato tutto per terra. La porta è anni 1910. Di qui cosa c'è? Il bagno. C'è un cesso qui, andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Mamma mia. Non vedo niente, ci vuole la torcia. Porca miseria, stavo cadendo. Ci vuole la torcia. Allora, vediamo un po'. Lampadario a palla classico anni 50. Qui ci sono ancora gli accappatoi, vedi dei defunti? Vedete gli accappatoi? Poi c'è una vasca da bagno, tutto anni 50, il bidet, il cesso, le tende con i fiori di nonna Pica, due lucidatrici anni 30, mamma mia come sono antiche queste lucidatrici, mamma mia. E qui c'è la vetrata, vedi, una parte della vetrata, e il bidet. Guardate sto lavandino quadrato anni 50. Qui ci sono ancora le cose antiche. Vedi la spazzola, il pettine, la soluzione idroglicella, la propoli, prendeva la propoli. Lo specchio anni 30, ciao! Yeah! Eccomi qua, poi alga adesivo per dentiere. Guarda qui, guarda. Infacile per lavarsi la patata. E questo è lo spazzolino anni 70. Vedi, mamma mia, tutto smerdato. Che schifo. E mamma mia. Ecco qua, vedete quanta antichità. E questo che cos'è? Dei Le cose dei medicinali. medicinali. Vabbè, sospendo un attimo, ragazzi, faccio delle foto e sospendo un attimo. A tra poco. Eccoci qui, ragazzi. Allora, adesso siamo nel piano dell'antichità, la parte più antica della villa. Allora, vedete qua, qui c'è un salotto. C'è un salotto con dei divani, una poltrona di velluto verde, un divano antico anni 30 e un'altra poltrona verde. Poi ci sono le applique anni 50 vicino al muro, dei fiori finti. È un bel portafiori, purtroppo l'hanno rotto, con dei gatti dipinti, molto carino, vedete? Poi lì c'è una libreria con tanti libri antichi, enciclopedie, libri antichi. E soprattutto enciclopedie della caccia, perché sicuramente il marito della signora era un cacciatore. La signora si chiamava Maria e era nata nel 1902, ragazzi. Nel 1902, chissà quando è morta. Eh? 1902, però centenaria proprio. Allora, poi qui vedete questa stanza, qui ci sono, c'è un'altra libreria dove ci sono altri libri. Vedete, qui c'è una credenza con i cassetti. Lì c'è un televisore anni 70. E questa è una porta d'ingresso, vedete? Questa è una porta d'ingresso. Lì c'è una sedia a sdraio. Guardiamo, portafiori. Vedi, vaso cinese rotto. E poi c'è un libro. Un libro. E qui ci sono tutti i bottoni, vedi, la signora doveva essere una sarta, cuciva. Guardate i bottoni anni 50. Guardate per terra quando hanno buttato per terra tutti i bottoni, vedete? Vedete? Tutto per terra, oh. Tutto per terra, guardate qui quanta roba che hanno buttato per terra. Guardate. Qui c'è una poltrona di pelle. Adesso. Sì,
Televisore? Sì, l'ho fatto vedere. Io approfitterei per fare qualche foto e dopo andiamo a fare quell'altra parte. Tra poco faccio qualche foto. Eccoci qui, amici, in una stanza meravigliosa, antichissima, con tanti ricordi di questa famiglia ormai defunta. Pure il coso. C'è pure il coso del fucile, vedete? Il calcio del fucile. Qua ci sono dei timbri. Dei timbri. Allora, guardate qua il telefono. Anni 70 della SIP, una La cartuccia. cartucciera. Questo è un cagnolino antico, vedete. Ma nelle foto possiamo Poi le vedere. foto non le possiamo far vedere per la privacy, però c'è la foto del marito cacciatore, c'è la foto della signora, delle foto della signora quando era giovane, e quando sono nati. Fallo vedere in velocità. In velocità ve le faccio vedere, ecco, tanti ricordi, tante cose antiche. Lì c'è la Madonna, vedete? La Madonna e il Gesù bambino. Poi c'è un'altra foto di famiglia, altre cose, i nonni, i bisnonni, i trisavoli. E vedi qua tutto l'occorrente per il cucito che la signora utilizzava per cucire. Vedete? E qua ci sono. Vedi altre. Cos'è questo? 1924-25. Istituto industriale. Chimica, tintoria, tessitura, filatura. E secondo me la signora ha fatto scuola di cucito nel 24-25. Era nata nel 1902, quindi ha fatto scuola di cucito. Guardate. E mamma, com'è antico quel quadro! Che antichità, ragazzi! Che antichità! 100 anni. 100 anni, giusto 100 anni. Vedete qua, mamma mia, qua c'è tanto da vedere perché c'è tanta antichità. Allora, i cani, i bambini che giocano con i cani, quei bambini sono quelli che sono fatti la comunione negli anni 40. Guardate qui, guardate. Qua tutte foto di famiglia, ma foto antichissime. Pensate che c'è una foto lì che manco si riconosce più, guarda, sono sbiadite. Sono sbiadite, guardate lì, manco si riconoscono. Vedi i volti di quelle foto? Sono talmente antiche che non si riconoscono i volti. Pure questi, guardate, tutti gli antenati, gli avi. Mamma mia, ragazzi. Poi vedete qui quanta roba che c'è. Lì c'era un camino, un vecchio camino. Il lampadario, avete visto che lampadario? Mamma mia, quanto è bello sto lampadario. Questo è anni 30. Minimo anni 30. Più Secondo me anche più vecchio. Poi udite, udite, ragazzi. Qua c'erano tutti i gioielli. Eccoci qua. C'erano tutti i gioielli. Ci sono dei posaceneri qui. Dei posaceneri che secondo me, vedi, i gioielli se li sono fregati tutti. Perché hanno sono venuti a ravanare, ragazzi. Qua ci sono anche altre cose. Vedete qui quanta roba, ragazzi. Vedete questo scatolo. Cioè, sono scrigno come antico. Vedete, è uno scrigno antichissimo. Manco si chiude più, però è antichissimo. Guardate qua. Si chiude, si chiude. È molto bello, è molto antico. Poi qui c'è verbale del consiglio. Chissà, è un quaderno. Vediamo, registri. Turri, Milano, libreria degli uffici. Ma si capisce questi tipi. Scatoline vuote. Qui c'è un armadio con delle giacche. Con delle giacche del defunto cacciatore. E poi udite, udite, ragazzi. Vedete quella radio? Mamma mia, che radio antica! Avete visto? Questa, a quanto può risalire questa radio? Bah, gli anni 20. Anni 20.
La radio anni 20, cioè proprio le prime radio che... Non lo so, o anni 30, non so, la radio forse anni 30, bisogna chiederlo a Renzo Arbore, eh? a Marconi. Ah, però anche Renzo Arbore pure lo sa. Guardate ragazzi, altre antichità qua dentro, mamma mia, vedete i cappotti antiquati. Poi qua dentro cosa c'è? Non riesco a vedere, cartoline. Che c'è qua dentro? Non riesco proprio. Un sacco di roba, documenti. Guardate qui. Carta di circolazione autovettura. Ministero dei Trasporti, però non posso far vedere. Enorme approvazione. Eh? 3 luglio. Si capisce. C'è una bombetta là, da dentro. Che bombetta. C'è una bombetta, un cappello, una bombetta come cappello, pare il cappello di Charlie Chaplin. Non si può aprire qua. Mamma mia. E poi vedete sta borsa, ragazzi. Vedete sta borsa? Che antichità. È un cestello. Vedi? Cestello per andare a cogliere la frutta. Aspetta che lo faccio vedere meglio. Eccolo qua. Il cestello per andare a cogliere la frutta. Le ciliegie. Vedete la bombetta? La bombetta. Vedi il cappello. Guarda lì quelle buste come sono antiche. Qua ci sono delle giacche. Mamma mia, ragazzi. Che caldo che fa qui dentro. Allora, qui invece c'è una valigia, vedi? Una valigia. Oltre che ci sono dei libri, secondo me, del 700, dell'800 lì, eh. Guardate lì che libri antichi. Mamma mia, ragazzi, che libri antichi. Poi c'è pure una valigia qua. Una valigia. La valigia sul letto. Vedi, la valigia di pelle antica. Guarda, come si usavano una volta, mi sono sporcato Mai tutte le mani. usata. Sì, Mai usata sta valigia? È nuova? certo. Non è Nonno. cellophane. È vero. È vero, mai usata. Mamma mia, ragazzi, avete visto? Ma avete visto qui? Mamma mia, proprio l'antichità totale. Lasciamo il cellophane, no, il signore si dispiace che piglia polvere. Eh sì, il signore si ribalta dalla tomba e dice: perché mi avete tolto il cellophane dalla mia valigia? Lasciatelo lì. Signore si La preoccupa. signora, Però non vedo ultracentenaria, se sia nel eh? carcere il fucile, però il Il resto non fucile non c'è sembra. più. Bah. Non so. Qua per terra. Io vorrei vedere i fagiani finti. Chissà dove stanno questi fagiani. Da quella parte abbiamo visto, andiamo a vedere l'altra parte, va lì. O lì ci siamo passati prima. No, forse di lì ci siamo passati prima. No, noi siamo entrati di qua, questa è la prima stanza, Ah. l'ultimo piano. Mamma mia, che antichità, ragazzi. No, qui ci siamo passati prima. Me lo ricordo questo quadro che stava qui sopra. Noi abbiamo fatto il giro da questa parte. Siamo venuti da quest'altra parte. Da questa porta qui. Sì, mi ricordo il pantalone. Sì. E la tuta. Perché poi ho chiesto ai ragazzi lì come si fa a passare di qua, dice deve fare il giro. No, ragazzi, adesso io, siccome l'esplorazione è molto lunga e c'è ancora tanto da vedere, e poi ci sono questi due urbex che stanno facendo le foto, quindi dobbiamo aspettare che vanno via per continuare con l'esplorazione. Io adesso approfitto per fare qualche altra foto dell'antichità di questo posto. Poi mi fumo una sigaretta, aspettiamo che si libera, insomma, che abbiamo accesso anche alle altre stanze.
perché non vogliamo infastidire gli altri fotografi o urbex che sono qui venuti prima di noi. Quindi aspettiamo e dopo continuiamo con l'esplorazione. A tra poco. Eccoci amici, proseguiamo con la visita alla casa della centenaria. Eccoci qua. Allora, adesso andiamo nell'altra ala della casa. Allora, qui c'è una stanza tutto messa in disordine, vedete qui hanno ravanato pure dentro sta stanza. Qui c'è il balcone, vedete? Vedete quanti libri. Mamma mia. Guarda qui, guarda, questa è una calcolatrice, che cos'è sta roba? Don Camillo, vedi? Don Camillo. No, qui non c'ho bisogno della luce, c'ho bisogno nella cucina che è un po' buia. Vedete qui, vedete? Guarda qui, guarda la poltrona antica. Qua ci sono un sacco di libri. Il prete bello. Guardate qui. Il giradischi! Guarda che giradischi, ragazzi! Mamma mia! Il giradischi è anni 30. Eppure la macchina Olivetti, mamma che antichità! Io non ho mai visto una casa così, così antica. Allora lì c'è la signora, che non posso far vedere, c'è una bella foto della signora ultracentenaria, portati benissimo, c'è anche l'articolo di giornale. Nonna Maria, da Torino a Brebbia, oggi taglia il traguardo del secolo. La notizia è stata data dall'assessore ai servizi sociali, che a nome della cittadinanza, del sindaco, di tutti gli amministratori, ha inviato alla neocentenaria, insieme con un piccolo omaggio, il caloroso augurio del posto, del luogo. La signora Maria, che non posso dire il cognome per privacy, nata a Torino, 19 settembre 1902, a Torino si è sposata, è divenuta madre, e ha abitato fino al 1947, anno in cui con l'intera famiglia si è trasferita in questo paese, dove ha vissuto poi fino alla morte. A pieno titolo, dunque, in considerazione dell'ormai lunga militanza, la signora Maria, è il cognome da sposata, si può considerare e fare coppia con un'altra centenaria locale, nonna Rachele. E complimenti alla signora Maria. Nipoti, pronipoti, trisnipoti, guardate qui il cane, che bel cane da caccia che aveva. Guardate, guardate che bello, pure lui, questo più antico, questo è il più recente. Vedete, e qua che c'è, qua che c'è? L'enciclopedia. Guardate qui l'Olivetti, l'Olivetti anni 60. Quanta roba, ragazzi. Questo è un telefono. È un telefono. Questo doveva essere un bambino di cui non posso far vedere la foto, però è una foto abbastanza recente, sarà anni 90, il pronipote forse. Ci sono le pagine bianche qua sopra, il telefono della Panasonic, non l'avevo mai visto, un telefono fisso della Panasonic. Complimenti alla signora, mamma mia. Guardate qui, guardate. Mamma mia, che antichità, ragazzi. Lì c'è militari, commendator Alfredo. Alfredo era il figlio. Il figlio. Adesso i nipoti, ci saranno i pronipoti, i trisnipoti, come cazzo si chiama. Vabbè, vediamo un attimo qui. Qui ci serve la torcia, ragazzi, perché la cucina è un po' buia. Qui ci serve la torcia. Questa è un'altra porta d'ingresso, vedete? Un'altra porta d'ingresso. C'aveva più ingressi questa casa, vedete? Lì c'è un bicchiere ancora sporco qua sopra, una pentolina, vedi? I mestoli, i coppini, la roba. Vabbè, comunque, la cucina in the sit è anni 70. Poi c'è la lavastoviglie Whirlpool. E poi c'è, vedete, il frigorifero Whirlpool. Lavastoviglie e frigorifero sono anni 90, sono un po' più recenti. Vedete, qui cosa c'è? Una bottiglia d'acqua ancora. Vedete quanta roba qui si conservava, i cestini si
si conservava i cestini. Vedete? Mamma mia, quanta roba, ragazzi. E gli anziani poi a un certo punto si conservavano tutto, si conservavano tutti i cosi, i cestini, vedi qua i coperchi, le pentole. Mamma mia, qui sopra che c'è? Quanta roba, ragazzi, il tostapane, vedi, il crocifisso con Gesù, 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 le posate. Qui ci sono, c'è la moka immancabile, vedi, le spezie, i barattoli per mettere le spezie dentro. Questa è una paletta per la torta antica, di peltro, sì. Come l'altro materiale. Si capisce. Le pentole, vedi, le pentole. Clisma, mamma mia. Dove c'aveva la roba da mangiare, la signora teneva pure la peretta per farsela nel culo. Il clisma, ti ricordi quelle cose? La pompetta nel culo. Ragazzi, vedete qui, vedete. Tazzine antiche, vedete, bicchieri, bottiglie dell'olio, Sta qua. che antichità, ragazzi. Questo è per il miele, vedete. L'olio, vediamo quando è scaduto l'olio. L'olio è scaduto, oh, 19 marzo 2023. Non è che è scaduto da tanto, eh. 2023. Vedi, si conservava pure quei cosi, vedi, che stanno vicino al pane del mulino bianco. Il peperoncino invece è scaduto. Questo che è? Peperoncino scaduto novembre 95, ragazzi. Il peperoncino è scaduto molto prima. Il pepe 2018. 2018. Mamma mia. Qua c'è il tavolo della cucina, qua ci sono dei libri. Maurice Denouzière, Addio al Sud. Maurice, il tesoro della Sierra Madre. Fatto un film anche lui. Lire 350. Oh. Questo Wilbur Smith. Wilbur Smith. La signora leggeva anche tanto. E qui c'è tazze, tazzine, fiori finti, gli piacevano i fiori finti. Guarda, guarda lì, il marito aveva vinto il campionato nazionale. Audio Aspetta, Ferrotrambieri. la pistola lì. Ah, autoferrotrambieri. Ah. Poi guardate qui il lampadario. Lampadario è anni 80. Lampadario anni 80. Mamma mia. E guarda cosa c'è lì sopra. Ti ricordi quella cosa che avevamo visto pure alla casa della sarta? L'hai visto sta cosa della casa della sarta? Sì, l'ho visto. Ma sai quel calendario del 2022? 2022? Eh no, mi pare che è 2022. Allora è stata abbandonata da poco sta casa. Allora l'ultimo erede è Ma è morto. venuto qua, è stato in un certo periodo. Perciò l'olio scadeva nel 2023. Sì. Mamma mia, Ma non è mezza, non è mi sa molto di antico questa. Ti senti un po' a disagio questa casa, ti fa sentire un po'. Allora, vedete qui c'è una camera da letto con due letti. Poi c'è una cyclette anni 60, antichissima, la signora faceva la cyclette. Qui c'è, vedi, una sedia per disabili, vedi, tipo una carrozzina, vedi, tipo una carrozzina, qua sei poltrone, so anni 30. Poi lì c'è cigarette parisienne, che bello questo, quella cosa, come si chiama? Un poster, È un vero? poster, sì. Un poster, cigarette parisienne. Guarda la lampada, che antichità, ragazzi. Guarda lì, c'è l'altarino con Gesù. Gesù, Gesù. E qui c'è la foto del marito. Il marito, il cacciatore. No, il cacciatore. Mamma mia, ragazzi.
Il balcone, qui fuori c'è il balcone. Che antichità. E voglio far foto, eh. Questa è un'antichità proprio. Mamma mia, si sono fottuti tutto qui. Vedi? C'è qualcuno? Guarda, si attacca panni. Che antichità. Qui ci sono dei quadretti vicino al muro. Vedi? Girasole. Dei quadretti. Qui c'è un'altra. No, qui c'è il bagno. C'è il bagno. Vedi? Il bagno con la lampadario a palla. E c'è ancora l'asciugamano qui. Vedi, le mattonelle sono un beige cagotto. Con i fiori. Vedete il cesso? Quadrato. Vedi, il cesso, c'è ancora la carta igienica, vedi? C'è ancora il profumo. Etch Kölsch Wasser, profumo tedesco. Vedi? E qui c'è il bidet quadrato, il cesso quadrato, la vasca da bagno e due lavandini. C'è pure un paio di occhiali da sole, vedi? Poi vedete qui cosa c'è. Vedete qui cosa c'è qui dentro. Mamma che antichità. Tutti i prodotti, l'ovatta, dei prodotti antichi. Altergen, acido ialuronico, sulfa di zamina argentica, l'asonil antico, l'acido borico. Mamma mia ragazzi. Un coso della Madonna qui. Ci teneva tutte le forcine per i capelli. Vedete, saponi, saponette, qui un termosifone portatile, fammi luce ancora. Poi ci sono gli specchi, vedi, gli specchi, ciao. E poi c'è la doccia, vedi, la doccia, c'è ancora la spazzola per lavarsi la schiena qui, vedi, c'è ancora il portasapone, vedi la spugna. E guarda che doccia antica, anni 70, che antichità ragazzi. Che antichità, un bel bagno però, eh. Questo era un bel bagno. Qui c'è la Madonna, vediamo qui cosa c'è. Allora, qui c'è un'altra camera da letto, ma non ho ancora visto le vetrate. Stando giù, quello lì Ah, sì. stanno giù? Non le ho viste però. Qui ci sono altre valigie, Natale vedete. 2021. Vedete qui le valigie nuove, ragazzi. Avete visto che valigie Ma ci nuove? abita arriva qualcuno dopo. Natale 2021, auguri di buon Natale. Eh sì. Guardate qui, guardate. Che antichità, ancora i vestiti antichi. I vestiti sono antichissimi. Ci ha abitato qualcuno nel 2021, ci abitavano ancora qui. Qua ci sono delle foto di famiglia, la stessa foto che abbiamo visto prima nell'altra stanza col bambino in braccio. La signora che festeggia il compleanno. No, anzi, il marito. Questo è l'uomo o la donna? Questa qui è l'uomo Questa è la signora, o la donna? Ah, è la infatti signora, sì. La ieri signora con la torta di compleanno. i capelli tagliati corti. Ah, i capelli tagliati corti, sembrava un uomo, infatti. Guardate sto televisore, oh, anni 70. Guarda queste valigie, la valigia sul letto, quella di un lungo viaggio. Guardate qui tutte le foto di famiglia. Mamma mia, ragazzi, sono senza parole. Sono senza parole. Guardate. Guardate qui, guardate. Qui c'è un'altra radio antica. Vedi, c'è un'altra radio. Vorrei che tu, e vorresti anche tu, lo so, avessi lo stesso Ma vi ho tono. fatto fare delle foto, ho fatto mettere insieme queste lettere. Hai fatto delle foto? Sì, no, il nipote della signora che è morta forse un paio di anni fa. Ah, la Sì. signora è morta un paio di anni fa. La signora è morta nel 2003. 3. E poi dopo c'è vissuto qualcuno. Questo signore qui che somiglia a Paolo Villaggio. Deve essere un nipote, Il io non so. nipote,
Guarda qui che camicia, oh, ragazzi, che camicia antiche. Mamma mia, che antichità. Poi sei figlio, poi è morto Eh molto sì. vecchio. È morto anche il figlio. Eh Eh sì. sì, questo era il figlio. Quella è lei col figlio. Uè, la sciura. La sciura. Col figliolo. Poi c'è anche Papa Wojtyla lì. C'è anche Papa Wojtyla. Guardate qui, mamma mia, ragazzi. Sono senza parole. Una spazzola, vedi? Qui c'è un telefono anni 80. Don Serafino Favolto, 1931-2013. Questa è la ristrutturazione qua, l'ha fatto per il figlio. La signora ha 100 anni per No, mettere qua. ma che ristrutturazione Vedi, questa? il bagno è abbastanza nuovo. Ma tanto nuovo non è anni 80, eh. I cessi quadrati li facevano negli anni Sì, ma già da 80. 80 anni la signora non avrebbe Va fatto la ristrutturazione. bene, io faccio qualche foto. A tra poco. Eccoci qui, ragazzi. Allora, qui ci sono il piano terra. Poi qui ci sono anche le cantine qua giù. Vedete? Vedete quelle ceste di vimini antiche. Allora, vediamo questa stanza qui. Qui c'è un'altra stanza, vedi? Qui ci hanno fatto delle scritte. C'è stato lo sfollato qua. C'è stato lo sfollato. E vedete, qua si entra anche dal giardino. Il bagno, un piccolo bagnetto. Guardate. Vedi, qui c'è un'entrata. L'erba è. Ah, è di qui. È di qui. E questa è un'altra entrata, sì. Da dove siamo venuti noi. Allora. Qui c'è un bagno. Ci doveva essere un bagno, chissà. Boh. Si capisce. Qua dietro vediamo cosa c'è. Una stanza, questa sembra una parte più nuova della casa. Una scala. Una scala. Un'altra porta d'ingresso. Non c'è niente qua. Qua è come se volessero fare delle pulizie. Volessero pulire. Vabbè, andiamoci a vedere la parte più bella della casa. Vedete qui? Pure un'altra stanza vuota, completamente vuota, con i graffiti. Vedi? Qui dentro cosa c'è? Ah, è la stanza che abbiamo visto prima. C'è un materasso. Ci hanno fatti i graffiti qui. E poi c'è la stanza più bella, cioè l'ultima parte della casa che vi faccio vedere adesso. Che è quella con le vetrate. Allora vedete qua c'erano era un ingresso con le vetrate. Poi qui si entra. I pavimenti a esagono sono anni 20. Qua hanno rotto le porte, qui c'è la tenda di Nonna Pica. Vedete che pavimenti antichi, ragazzi. E qua dentro a sta cosa ci sono di tutto e di più, un sacco di cose hanno messo, documenti, tutto. Lì c'era un camino, qui c'è un lampadario del 1800, i candelabri, guarda qui che candelabri, e guarda chi c'è qui sopra, Don Bosco, Don Bosco. Poi c'è sempre la solita foto con la signora con il bambino in braccio, poi c'è una mela, che è sta roba? Una mela, la mela del peccato. Poi c'è una coppa qui, cinofilia, vedi? Una coppa vinta nel 1988. Sì, migliaia di cani, Le gare dei quello cani. che è il cane più bello. Tiziana Jones, guarda. Tiziana Jones. Poi ci sono dei bicchieri, vedi? E qui c'è un codice fiscale. Codice fiscale. Vedi qua la foto del cane che sta nella.
Poi c'è la foto del cane. Sta nella palude, là. Sta nella palude. Oh, questo è un cane antico, Come eh. se la caccia. Mamma mia. Sì, Cosa c'è qui? Non c'è niente. Un portafiori con i fiori secchi. Un tavolo, vedete, lampadario. Qui c'è una credenza dell'Ottocento, antichissima. Vedete? I cosi del mulino bianco, vedi, questi si pigliavano coi punti del mulino bianco, il paniere. Poi c'è qua sotto altre robe, i fili per fare cucire a maglia, per fare a maglia, vedi, i fili, la signora faceva il lavoro a maglia. Qui c'era il camino, vedi che c'è pure il forcone per girare la legna. E questa è la famosa vetrata, bellissima vetrata colorata nei toni del giallo, del viola e dell'azzurro. Vedete quanto è bella sta vetrata? Qua ci sono i fagiani. I fagiani, guarda che belli questi fagiani. I fagiani imbalsamati, perché il marito della signora era un cacciatore e imbalsamava i fagiani. Se li portava a casa. Gli capitano è capitato due fagiani, invece di mangiarseli, vedi? Li ha fatti imbalsamare, bravo. Qui c'è la tenda di Nonna Pica scassata, quattro sedie, anni 30, e un lampadario anni 30, vedete, mamma mia. Vedete qui c'è anche la porta, qua c'è una cucina, adesso andiamo a vedere. Sta porta dove porta? Ah, porta fuori pure questa. Pure questa porta fuori. Vedi? Bella, questa è la stanza più suggestiva della villa, cioè quella diciamo più famosa. Adesso ci andiamo a vedere la cucina. Guarda gli interruttori, vi voglio far vedere gli interruttori, guarda. Up and down, hai visto? Questi sono antichissimi, 1910. Guarda qui, anche questo. Com'è antico, mamma mia. Vediamo qua sta cucina. Che c'è? Siamo su. No, Ah, vabbè. Importante che non è un calabrone. non è un Guardate calabrone. sta cucina, ragazzi. Guardate qui, guardate. Questa è una credenza. Il batticarne, oh. Il batticarne. Vedi, delle tazzine rotte. Poi un'altra credenza sta qui. Vedete un'altra credenza? Qua ci sono delle carte da gioco. Che carte da gioco? Queste che sono? Sono dei soldi finti, antichi. Francese. Carte francesi sono queste. Poi vedete dentro cosa c'è? Tutta roba antica. Vediamo qua dentro cosa c'è. Dei bicchieri. Dei bicchieri. Queste che sono queste cose? È roba di plastica. Noliera, che antichità, ragazzi, che antichità. Cotton fioc. I cotton fioc in cucina, dove Chi stanno? stanno là? Ah, ecco i cotton fioc. Cotton fioc. Poi qua dentro c'è un cassetto. Cucinare bene in metà tempo. Vedi? Guardate qui la cucina, c'è ancora la pentola. Guarda che cucina antica. Questa è anni 50. Eh sì, tutta incrostata la pentola. Lampadario, pure, lampadario è molto bello con i fiori. Io direi che questo è anni 60. Anni 60 il lampadario. E vediamo qua cosa c'è. La cucina è anni 20. Mamma mia, che antichità. Guardate qui, guardate. Qua cosa c'è? Il caffè paulista! Il caffè paulista! Che antichità, non lo fanno più. Che antichità, mamma mia. Qua vediamo cosa c'è. Qui abbiamo visto? No. C'è una foto di un bambino antica. Eh sì, questa. Noi siamo venuti per di qua, no? No, non siamo venuti per di qua, siamo venuti per l'altra parte. Qui ci sono, c'è il battipanni, vedi, i battipanni, tipo un ripostiglio.
Qua invece c'è un attaccapanni anni 20, Tarlato. tarlato. Guardate, dei quadretti con la giapponese. Io direi non c'è più niente. Non c'è più niente. Qua abbiamo visto. Cucinino. Qui c'è un cucinino, vedete? Un cucinino proprio piccolo piccolo. Guardate. Ecco qua. E questo è tutto, ragazzi. Questo è tutto. Adesso io vado. Vedi, c'è il coso ospitale. Come si chiama quel coso? Ospitale, no? Orinale. Pure le campanelle qua sopra. Faccio vedere un attimo di nuovo questa stanza. Poi faccio delle foto e poi credo che abbiamo finito l'esplorazione, abbiamo fatto tutto, credo. Adesso faccio un giro, un'ispezione, vedo un po', vi faccio vedere anche le vetrate. Le vetrate, di nuovo. Eccole qua, i fagiani e le vetrate colorate. Ecco qui. A tra poco, ragazzi. Eccoci qua amici, la parte più bella della casa, delle ville che vado a visitare è sicuramente la cantina, soprattutto quando trovo l'antichità, poi qua dentro come si sta bene freschi, l'antichità e soprattutto quando trovo le botti del V e le bottiglie del V. C'è il V? C'è il V? C'è il V? Guardate qui quante bottiglie ragazzi, Tutte vuote. tutte vuote. Il contadino se le è bevute tutte, forse le produceva pure lui. Guarda le botti. Un'altra botte qua. Mamma mia, un'altra botte sta qua. Vedete? Mamma come si sta bene qua dentro. Questa è una crio naturale. Vedete, quando volete fare la crioterapia naturale nelle cantine. Vedi sta cosa come antica. Arance, fratelli di in prima scordia, le arance siciliane. Mamma mia. Guardate qua, guardate qua l'umidità per terra. Guardate, questa lì ci sono altre bottiglie là sopra. C'è il V, c'è il V. Qua c'è una bellissima ragnatela. Non è la faccia di Nicola, ma è una ragnatela. Vedete che ragnatela? Vedete che ragnatele, mamma mia. Guardate, poi guardate per terra. Guardate lì, c'è il V, c'è il V. Guardate questa ragnatela attaccata. Tra le bottiglie del vino com'è bella e suggestiva. Mamma mia che bello, guardate qui le bottiglie del V, ragazzi. C'è il V? C'è il V? C'è il V? E la porta, ne vogliamo parlare, sta porta. Guarda che antichità sta porta. Questa è dell'Ottocento, Sì. vediamo qua sopra altri i buccacci, vedi? Che ci sta, le conserve lì. Le conserve andata a male, guarda la ragnatela sopra le conserve. Qua merita una foto, una foto, ragazzi. E riprendo tra poco. Eccoci qua, amici, abbiamo visto tutta la villa della centenaria, bellissima, una villa antichissima, abbandonata però da pochissimi anni. Anzi, è stata abitata fino a 2 anni fa o 3 anni fa. Vedete? E adesso andiamo a vedere. Un attimo qui, cosa c'è? Ah, qui c'è un'altra. Qui c'è un'altra parte della casa. Non si finisce mai più di vedere. Vedete, ragazzi, uno pensa di aver finito l'esplorazione, invece vedete qui. Si ritrova nell'antichità la bicicletta del cacciatore, vedete? Una cuffia, poi guarda qui cosa aveva, si conservava tutte i tappi del vino. Qua c'è, allora c'ho anche la torcia, adesso vediamo se è il caso di accenderla. È il caso di accenderla. Allora, prima che mi casca a terra, dammo vedere lo zaino a me. Cosa Accendimi la deve torcia. Vedete, qui accendere? c'è una lavatrice antica. Qui c'è un lavello della cucina. Un lavello, ecco qua la torcia.
vedete i pavimenti esagono, il frigorifero Rex Combo, vedete? Qui dietro invece vediamo che cosa c'è. Mamma mia, quanti cosi per fare le conserve, guarda, brasero, questo è un fornellino portatile, qui è come un ripostiglio, ragazzi, qui è come un ripostiglio, vedete? Le bottiglie del V, c'è il V? C'è il V? Guardate le bottiglie del V, c'è il V? C'è il V? C'è il V? Montepulciano d'Abruzzo, guardate qui. Mamma mia, quanta roba, ragazzi, quanta roba vecchia. E guardate le ragnatele. Guardate le ragnatele. Mamma mia. Qui ci sono delle sdraio, vedi? Delle sedie a sdraio per andare al mare, anni 60. E che antichità, ragazzi. Che antichità, che antichità. Allora, andiamo a vedere fuori, fuori se c'è qualche altra cosa da vedere. Questa è la Madonna, vedi la Madonna, l'altarino con la Madonna. Questo che cos'è? È un portacose antico. La Leocrema, vedi? Poi andiamo a vedere, qua non c'è più niente. Dobbiamo andare a vedere lì dentro solo. Poi abbiamo finito l'esplorazione. Vedi, qualcuno ha preso la scala e è andato di lì. Ah no, c'è un'altra cosa lì. C'è un'altra, mamma mia, è una cosa incredibile, ragazzi. E qua è una casa enorme. Guarda lì, guarda, questa è un'altra uscita qui. Qui è un'altra uscita. Cosa c'è qui dentro? Ma c'è tutta monnezza. Ah, guardate lì, guardate, tutta monnezza, ragnatele. Non conviene andare. Non conviene andare. L'unica cosa, dobbiamo vedere lì. Questa doveva essere l'officina, vedi? E c'è una farfalla. L'officina, ragazzi. Vedete? Vedete l'officina dove lavorava il signore che faceva anche il cacciatore. Ecco qui. È tutto qui, ragazzi. Ecco qui. Dalla casa della centenaria, provincia di Varese. È tutto, alla prossima esplorazione. Seguitemi, attivate la campanella e così vi arriveranno sempre le notifiche. E un bacio a tutti e saluto tutti i ragazzi che mi seguono e che mi vogliono bene, che sono tantissimi. Un bacio a tutti. Ciao, alla prossima esplorazione.